In vista dei lavori di restyling che dovrebbero essere terminati entro il 2019, il molo Beverello del porto di Napoli è stato dotato di due nuovi gate passeggeri E ed F. Entro maggio ne saranno disponibili altri 4, oltre 22 nuovi schermi per fornire a pendolari e turisti maggiori informazioni circa gli imbarchi. Ascoltiamo il presidente dell'autorità portuale, Pietro Spirito. Si inaugura anche, ne parlava poi la regione, il collegamento di bus diretto tra Beverello e Calata Porta di Massa, e quindi lo fa direttamente l'EAV, che è un'azienda della regione che ha un contratto di servizi con la regione, e quindi cerchiamo di dare il meglio dei servizi a infrastrutture date. Chiaramente il percorso più importante lo avvieremo nei prossimi anni quando dovremo costruire la nuova stazione del Beverello per i passeggeri. 6 milioni e mezzo di cittadini e turisti che viaggiano hanno bisogno di maggiore accoglienza e di maggiore assistenza. Facciamo nel breve periodo quello che si può fare e poi programmiamo nel medio periodo un assetto più a regime. All'inaugurazione è intervenuto il governatore Vincenzo De Luca e il presidente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale della Campania, Luca Cascone. L'obiettivo è cercare di lasciare la Campania ben qualche metro più avanti di dove l'abbiamo trovata. Purtroppo però, lo dico per gli utenti, dovete darci un poco di pazienza in più, perché a vedere dei risultati nel settore dei trasporti non è automatico, perché acquistare un treno ci vogliono 3 anni per poterlo vedere in linea, così come un pullman ci vuole 1 anno e mezzo. Rifare le linee, riprogrammare le linee ci vuole tempo, quindi noi siamo convinti che da qua l'anno prossimo si potranno vedere dei risultati concreti e tutti potranno apprezzare lo sforzo che si sta facendo. Una rete, quella dei trasporti, che può migliorare solamente con la sinergia tra le varie componenti. Per questa ragione ha presenziato il presidente dell'ente autonomo Volturno, Umberto De Gregorio. Noi abbiamo fatto del binomio trasporto-turismo un asse strategico dell'attività della Regione Campania e dell'EAV, quindi in questo senso ci è stato chiesto di mettere a disposizione un pullman per collegare i punti nevralgici del sistema portuale, quindi il molo Beverello con altri punti dove ci sono attracchi. Sarà gratuito per i passeggeri, credo che sia una cosa che era assolutamente necessaria.